Buonasera, sono Giovanni Ceccato, a nome di Dancefly Sirona vi do il benvenuto al terzo webinar facente parte di un ciclo di quattro organizzati in collaborazione con la International Academy of Innovative Dentistry. Lascio la parola al dottor Giovanni Olivi, presidente dell'Accademia, per presentare l'appuntamento odierno. Grazie e buon ascolto a tutti. Grazie nuovamente Giovanni Ceccato e la Dentsply Sirona per questa opportunità che ci ha dato per introdurre la nostra Accademia alla grande platea italiana. Ringrazio il professor Caizzas per aver accettato il nostro invito. Il professor Caizzas, poche parole, è il maestro di tutti noi, anche il mio maestro, continua sempre a essere il mio maestro, è sempre di grande stimolo. È sempre di grande puntualità con gli aggiornamenti professionali. Tutto ciò che è dente, tutto ciò che è tessuto, tutto ciò che è interazione di quello che andiamo a posizionare su dente e tessuto, da lui viene semplificato, approfondito e illuminato. Quindi ti ringrazio, Vassilios, professor Caizzas, per questa che sarà sicuramente l'ennesima bellissima lezione. Grazie. Come sempre esagerato. Comunque, grazie all'Accademia, grazie alla Display che ci aiuta sempre, ci sostiene. Parentesi, io mi ricordo il primo aiuto che ci ha dato negli anni 78 con i primi materiali, le prime resine, chiamiamole adesive, che non erano adesive. Comunque, grazie, chiudiamo la parentesi, se no qui facciamo la storia. Dunque, perché siamo qui stasera? Siamo qui, mi fa piacere di sentire tutti gli amici e ovviamente dare un piccolo contributo ognuno di noi a quello che è le nostre conoscenze per la nostra arte e scienza. Ma c'è un motivo particolare per il quale io ho accettato l'invito del presidente di questa accademia, nonché il mio carissimo amico, ed è il perché siamo in un'accademia. Siamo in un'accademia che tutto sommato ce ne sono tante, mi direte, però accademia è un concetto particolare. L'Accademia nasce ovviamente nel mio paese e vuol dire un posto che allora era il giardino, dove si parla, si discute, si dialoga, non si prevarica, ma soprattutto la scienza. Allora, si parlava più di filosofia, di matematica, ma anche di astrologia, di astronomia soprattutto, che poi era mescolata, ma molto molto si parlava dell'uomo, dell'uomo in quanto essere pensante che doveva trasmettere le sue conoscenze agli altri, e così è nata la scuola di Platone. Se oggi qualcuno fa una passeggiata al centro di Atene, centro storico, al downtown, c'è un posto che si chiama Accademia Platonos, che è attualmente circondato da palazzi, ma è un piccolo cucuzzolo dove lì era la scuola di Platone. Come sapete, Platone era l'allievo di Socrate. Socrate non ha scritto niente, però ha lasciato tutto. Attraverso, ha lasciato a noi, attraverso i suoi discepoli, che principalmente era Platone, e poi Crizia e poi tanti altri. E indubbiamente la filosofia di oggi attinge prevalentemente da lì, ma noi nel campo nostro,
Prendiamo semplicemente il concetto di base, cioè di dialogare tra di noi, di approfondire gli argomenti che ci interessano e soprattutto, come dice Platone, non si può avere opinione se non si ha la conoscenza. Quindi se ognuno di noi dice la mia opinione è questa, l'opinione deve essere basata su conoscenze. E questo è lo scopo dell'Accademia. Non è una società scientifica, l'Accademia è un insieme di persone che più o meno la pensano ugualmente, ma hanno il desiderio di approfondire di più, ma soprattutto trasmettere uno all'altro le proprie conoscenze. Così non va avanti uno, ma va avanti l'insieme. È l'insieme che oggi, con la cultura, noi vinceremo tutti i disagi che viviamo in questa terra. Smetto con la filosofia, se no perdiamo tempo dalla nostra, relazione. Ovviamente io ho degli amici che devo ringraziare, e soprattutto il professor Luciano Fonzi, che per anni abbiamo lavorato insieme alla microscopia e all'anatomia di Siena, poi il dottor Olivi, il dottor Antonio Signore e tanti altri colleghi che mi aiutano a preparare le mie lezioni. Nell'epoca Covid, io sono quello bianco e quella azzurra è mia assistente sotto tutti gli aspetti. E col mio microscopio vediamo le nostre cose in ingrandimento e cerchiamo di capire di più quello che dobbiamo fare, ma soprattutto di capire di più sull'argomento di oggi. E oggi, dopo le due bellissime presentazioni che ho seguito, che hanno parlato i colleghi per la nostra accademia qui, e io non posso fare tantissimi casi clinici perché il mio scopo oggi è di darvi dei tips e tricks, vogliamo dire così, per diminuire gli errori che facciamo durante l'adesione largamente intesa come adesione. Quindi andiamo a vedere un po' cosa vogliamo fare noi con i nostri materiali? Sicuramente ognuno di noi ha nei propri cassetti tanti materiali per varie soluzioni che o da soli o aiutati dalle case e noi cerchiamo di avere alla nostra disponibilità. Però che cosa vogliamo noi dai vari materiali che abbiamo? E qual è quello che dobbiamo scegliere per ogni caso clinico? Nel nostro desiderio è, se si tratta per esempio di un restauro anteriore, di avere al primo scalino ci mettiamo l'estetica. Sì, vogliamo un materiale che ci dia una estetica più naturale possibile. Ma poiché questo restauro non sta fuori bocca, ma sta dentro un contesto dove ci sono tantissime variabili, a partire dalle forze masticatorie, le forze muscolari, i liquidi che assumiamo dalle bevande, la nostra saliva e tante altre variabili che adesso, temperature, igroscopicità, eccetera, eccetera. Quindi i nostri materiali corrispondono a tutto questo? E queste sono le domande che cominciamo a mettere, soprattutto quando noi dobbiamo fare attaccare il nostro materiale sul nostro dente. Quindi questi principi basilari che vi presento qui, cioè la biocompatibilità del materiale, lo mettiamo nel nostro corpo, la stabilità volumetrica, la stabilità nel tempo, la resistenza alle forze masticatorie, di essere abbastanza mimetico per evitare di far vedere subito che lì c'è una cosa estranea. E soprattutto non lo mettiamo solo per oggi o per domani, ma per un po' di tempo in più, la longevità del nostro restauro. E sicuramente non solo quello che si vede ci interessa, ma ci interessa anche quello che non si vede, perché è la base di quello che si vede. Quindi prendere un perno artificiale, inserirlo in un canale dopo l'endodonzia, l'endodonzia fatta come si deve, e aspettare che questo materiale faccia qualcosa per aiutare
quelle proprietà che prima abbiamo visto, cioè stabilità volumetrica, resistenza e tutto il resto, sicuramente sono dei quesiti che noi ci mettiamo man mano che stiamo per scegliere il nostro materiale da mettere nel nostro bene. Infatti, dopo un trattamento, come abbiamo visto prima sulla radiografia o su questo qui, lo finiamo come lo finiamo? Con un'otturazione? No, bisogna valutare il suo coinvolgimento occlusale. E questo per noi significa applicare dei principi di adesione, ma soprattutto di scelta di materiali che resistono alle forze masticatorie, ma soprattutto che siano stabili volumetricamente. E così cominciamo a pensare che cosa ci può andare al nostro restauro, il quale, nel caso che vi sto indicando, è un molare. Di conseguenza, dobbiamo mettere semplicemente un materiale flowable che si può adattare benissimo? Certamente no. Dobbiamo mettere un materiale amalgama? Forse in tempi passati. Dobbiamo mettere un qualcosa di aureo? Bellissimo, biocompatibilissimo. Ma come mi diceva una signora, io l'oro non lo voglio ed era ingioiellata da tutte le parti con oro. Comunque in bocca non lo voleva. E quindi noi dobbiamo cominciare a pensare le alternative. Zirconio, ceramiche, feldspatiche, ceramiche di silicato di litio, ci può stare qua, non ci può stare qui. Tutte queste domande le dobbiamo fare avendo però le conoscenze. E le conoscenze non scendono con lo Spirito Santo, dobbiamo studiare, e dobbiamo studiare parecchio. E lo dice uno che sta passando ore e ore ogni giorno a studiare. Quindi, quanto i materiali di oggi ci coprono questi nostri punti interrogativi? Non dimentichiamo che la biotollerabilità ha a che fare con la composizione chimica dei materiali. Ogni materiale che è resinoso sicuramente non è gradito dalla polpa, quindi non è biocompatibile. O tutt'al più ci può essere qualcuno biotollerabile, cioè la polpa lo ignora, o le gengive se lo mettiamo vicino alla gengiva, una quinta classe o una cementazione di un manufatto. Però noi dobbiamo conoscere la stabilità di questi materiali e dobbiamo evitare che ci siano monomeri liberi che vanno in giro nella nostra cavità orale, di conseguenza nel nostro corpo. Quindi c'entra, tra un po' parleremo della polimerizzazione, se facciamo in tempo. Ma poi questo materiale, ammettiamo che si è polimerizzato bene, che si è adattato bene, tutto quanto. Ma se noi beviamo un caffè o una cosa fredda, cosa fa il materiale? Si espande, si contrae, tenendo presente che la espansione e la contrazione sono momenti fisici del materiale, che sono comportamenti che indubbiamente noi dobbiamo conoscere che ci sono dei materiali che si dilatano 7 volte, 8 volte, basta un grado di temperatura in più nella cavità orale, per esempio un caffè o un tè, e sono altri che si dilatano 20 volte. Quindi noi dobbiamo conoscere questi coefficienti di espansione o di contrazione non solo da stimoli termici, ma anche dalla polimerizzazione stessa. Quando noi polimerizziamo un materiale più o meno violentemente, parlo delle lampade ultrapotenti, in questo caso alcuni materiali hanno una contrazione che superano il 5 o il 6% e altri materiali molto di meno. Ovviamente noi dobbiamo conoscere questo dato e scegliere i materiali che contraggono di meno, perché contrazione significa infiltrazione, significa di nuovo discromia se davanti, ma soprattutto significa i presupposti per una nuova lesione cariosa. Ma le forze masticatorie come la mettiamo? Oggi ci sono tantissimi materiali molto vicino alle caratteristiche dello smalto e della dentina, però non sempre è possibile applicarli. Quindi se prendiamo i compositi più diffusi oggi, non sono esattamente proprio uguali allo smalto. Possiamo dire che si avvicinano, ok, ma i cementi che noi cementiamo perni sono abbastanza lontano da quello che è la caratteristica dello smalto o della dentina. Quindi dobbiamo scegliere quelli che ci permettono di creare meno problemi sotto questo aspetto. E intendo lo spessore del cemento da occupare dentro un canale. Cioè, fate conto, un canale ovoidale che noi gli vogliamo mettere un perno dentro,
Se questo perno non occupa la maggior parte dello spazio, ma lo lasciamo per il cemento, indubbiamente il cemento poi dovrebbe fare da perno, ma non può fare da perno perché ha un modulo elastico molto molto più basso del perno stesso e della dentina naturale. Quindi dobbiamo sempre conoscere i dati e fare in modo di minimizzare i punti negativi di questo, di quell'altro materiale. Ora, per quello che riguarda le discromie, sono le discromie soprattutto quelle che avvengono nel tempo. È idea comune che i compositi più o meno estetici, chiamiamoli estetici perché erano meno caricati, quindi più resinosi, quindi si poteva introdurre le caratteristiche cromatiche con più facilità dalla parte delle case. Bene, più resina c'è in un materiale, più nel tempo piano piano si ingiallisce il materiale. Questo succedeva con i materiali un po' di tempo fa. Attualmente, con nuove elaborazioni di materiali, che poi qualcuno lo vedremo più avanti, abbiamo una stabilità cromatica per lungo tempo, non dico per tantissimo, ma abbastanza lungo tempo. Ma poi c'è un'altra proprietà che noi vogliamo, un'altra caratteristica che vogliamo dal nostro materiale, che è la longevità del nostro restauro. Oggi, per esempio, ho fotografato un restauro che stava in bocca da 25 anni. Ora mi direte, bravo, sei stato bravo? No. Quel periodo avevo scelto il materiale che mi garantiva di più la sua stabilità volumetrica e la sua resistenza all'usura, ma soprattutto l'ermeticità. Non c'era nessuna infiltrazione. E questo come me lo garantisce oggi un materiale? E questo è il compito maggiore della nostra lezione di oggi. Andremo a vedere come possiamo fare. I materiali ce ne sono tanti. Più o meno da un esame che ho fatto qualche tempo fa, ci sono circa 120 tipi di materiali che girano nel mercato italiano. E una settantina, 75 sistemi adesivi, ma parlo come nomi commerciali, non come sostanze. Adesso vedremo le sostanze più avanti. Tornando sui materiali, le caratteristiche che abbiamo chiesto poco fa dei materiali, stabilità volumetrica, stabilità, resistenza alle forze di masticazione, tutto questo sono dovute a che cosa? Alle particelle che sono dentro i nostri materiali, i cosiddetti fillers, ma anche a quello che le copre, le comprende, che è la resina o le resine. La maggior parte dei compositi oggi hanno più di una resina. Quindi la base, che era la resina di Bauen, il bisfenolo di glicina di metacrilato, oggi molte case cercano di ridurlo, perché a parte che ha un peso molecolare notevole, ma è quello che più o meno dà l'ingiallimento nel tempo. E in più è quello che si converte con più difficoltà, richiede più tempo e più intensità, più energia dalla parte della nostra lampada. Poiché oggi tutti vogliono andare di corsa, si cerca di avere dei materiali con resine con peso molecolare minore, di conseguenza materiali che convertono un po' molto prima, se possibile. Comunque, quello che conta, per quello che riguarda il riempitivo, è importante sapere che non tutti i riempitivi sono uguali. C'è la casa che ci mette dentro un po' di granulini più grossi, un po' più piccoli, un po' di quarzo, un po' di biossido di silicio, un po' di borosilicato di bario per farlo un po' opaco, più o meno sottile, però ci sono, a volte ho misurato dei pezzi, come si vede sull'immagine sopra a destra, dei pezzi di 15-20 micron, il che vuol dire che se questo pezzettino si toglie dal materiale per usura della resina, dopo un po' in quella zona c'è una piccola cavità e quindi la placca si attacca sopra e si innesca tutto il meccanismo di erosione del nostro materiale. Altre case prendono delle particelle molto più piccole, le elaborano con procedure termiche e fanno una specie di aerosol molto molto sottile. Particelle sono le microparticelle cosiddette, da 0,4 massimo 1 micron, e questi sono materiali che si lucidano molto bene, trattengono poco la placca batterica e così via. Però questi materiali diffondono un po' meno la luce, quindi l'indice di rifrazione di questi materiali non è molto molto vicino al dente. Per questo altre case fanno un po' misto, ma soprattutto recentemente alcune case fanno
in nano cluster, in nano riempiti, che sono materiali molto più lucidabili, molto più adattabili nelle nostre cavità e indubbiamente riescono a dare delle superfici molto molto levigate, e questo fa anche una diffusione della luce abbastanza omogenea. Qui abbiamo uno dei primi materiali, anzi non era proprio il primo, ma del primo gruppo di materiali con nanoparticelle, e poi abbiamo uno un po' più evoluto con già particelle prepolimerizzate in maniera sferica. Questo è il Sferetec della nostra casa ospite, e indubbiamente questi materiali hanno una adattabilità eccellente nella cavità e quindi lasciano poco spazio per resine libere, di conseguenza una stabilità sia cromatica che volumetrica nel tempo di gran lunga superiore degli altri materiali comuni. Quindi l'ermeticità noi la otteniamo attraverso un procedimento che noi lo chiamiamo adesione, però dove si va ad aderire il nostro materiale? Il nostro materiale si deve aderire su tessuti purtroppo eterogenei, quindi noi abbiamo smalto, dentina trattata in maniera variegata, quindi può essere dentina con pompa vitale sotto. Qui vedete questa bellissima immagine fatta con il professor Fonzi, dove questi sono i prolungamenti degli odontoblasti. Qui abbiamo la dentina e qui dentro c'è fluido, quindi qualsiasi noi materiale ci mettiamo qua sopra, essendo le resine idrofobe, qui dentro c'è una grande idrofilia, il materiale non penetra. Per questo noi dobbiamo mettere qui qualcosa che sia anfibile proprio, cioè che possa penetrare dentro l'ambiente umido e nello stesso tempo sulle spalle può ricevere e unirsi con tutto quello che è idrofobo, cioè con le resine. E questo ce lo fanno i materiali che sono doppia funzione, sia idrofila che idrofoba. E non dimentichiamo che in una cavità più o meno come questa, la dentina, una volta pulita, detersa, è tutta aperta, tutta bucarellata, tubuli dentinali, e quindi i nostri materiali, al di là della idrofilia che gli vogliamo dare, devono penetrare dentro attraverso cosa? Dei veicoli che possono diffondersi nel fluido dentinale. E questi sono o alcol etilico o acetone mescolato con un po' di acqua per aumentare l'idrofilia. Quindi noi dobbiamo sempre pensare a quello che noi vogliamo ottenere. Questi sono prolungamenti di sistema adesivo penetrato in quella dentina che avete visto prima ammordentata, e qui ho digerito, ho risciolto la parte del dente, e quello che vedete sono i prolungamenti dell'adesivo passato dentro. Che cosa ci dice questo? Che noi possiamo ottenere un'ottima ritenzione nel nostro restauro. Se questo penetra dentro i tubuli dentinali, lo polimerizziamo, questo fa come la chiave nella serratura, giriamo la chiave e non esce. Quindi il nostro restauro, che si è attaccato a questo materiale dietro, sicuramente è stabile e ben aggrappato al nostro dente. Però questo non vuol dire che è chimicamente adeso. Cioè se io ho dei virus che devono passare, visto che siamo nell'epoca virus, qua dentro ci passano. Per questo serve qualcosa che mi dia l'unione chimica, e questa è l'adesione. Questa intendiamo come adesione, cioè l'unione chimica. E soprattutto quando noi abbiamo dei denti fratturati così e siamo molto vicini alla polpa, qui addirittura ci siamo proprio sopra, dobbiamo pensare anche quanto il materiale è gradito dalla polpa. Ma siccome abbiamo detto le resine non sono gradite, se noi qua sopra ci mettiamo idrossido di calcio o quello che volete, bioceramico o altro intruglio recente, sicuramente perdiamo l'adesione. Quindi dobbiamo assicurarci una superficie dove possiamo aderire. E poi la nostra energia fotonica che ci mettiamo sopra per polimerizzare il materiale non fa nessun danno? Sicuramente fa, oltre il danno termico, fa una specie di contrazione, di polimerizzazione del nostro materiale, perché da monomeri a diventare polimeri significa che il materiale deve raggiungere una molecola all'altra. Con questo significa tempo, significa moderazione sul calore che
si sprigiona dalla nostra lampada. Non prendete lampade con 3000 milliwatt che vi riscaldano e vi friggono la polvere, ma soprattutto dobbiamo dare tempo ai materiali di contrarsi il meno possibile e scegliere i materiali che si contraggono meno possibile. Così alla fine noi avremo un restauro ben polimerizzato e stabile cromaticamente nel tempo. Però il contrario, quando noi abbiamo un manufatto di copertura e noi lo vogliamo polimerizzare con dei materiali molto simili a questo, intendo compositi riscaldati che hanno le stesse caratteristiche del manufatto che ci mettiamo sopra, sempre se è un overlay in composito, bene, il materiale si contrae, a quel punto abbiamo una pressione all'interno della camera pulpare e così la polpa subisce questa pressione e il paziente dice qui qualcosa mi stringe. E quello che qualcosa mi stringe è che il materiale crea delle forze di contrazione centripete e tutto questo va come stress nella camera pulpare e la polpa piano piano va in pulpite o in degenerazione lenta. Invece, quando abbiamo una cavità interna da occupare, se noi ci mettiamo un materiale che si adatta molto bene e che magari abbia un modulo elastico un po' più basso per poter resistere alle forze di contrazione, ebbene il materiale si deforma per via del modulo elastico più basso, di conseguenza possiamo avere successivamente un cedimento del contatto con le pareti. Quindi attenzione, i materiali che hanno un basso modulo elastico, quindi vedetelo tra le caratteristiche del materiale, cercate di metterlo meno possibile e utilizzate materiali con simile ai tessuti dentali in modulo elastico e forza di resistenza alla contrazione e alla compressione per avere una stabilità volumetrica che dura nel tempo. Se invece abbiamo dei denti che hanno subito dei piccoli cracks che noi possiamo verificare solo con microscopio, dopo varie procedure che magari la prossima lezione del dottor Olivi vi dirà cosa possiamo fare su queste per decontaminare queste fessure con laser o altro. Bene, noi dobbiamo ovviamente chiudere con meno violenza la nostra cavità endodontica, ma soprattutto dobbiamo coprire. In questo caso subentrano altri problemi che riguardano le caratteristiche del materiale da mettere sopra. Quindi l'ermeticità, intesa come chiusura meccanica, nello stesso tempo chiusura chimica, così non ci passa niente dentro, noi la otteniamo attraverso i materiali che rispondono a tutte queste caratteristiche. Ma esiste un materiale che fa tutto questo? Attualmente non esiste. Mettetelo bene in testa, non esiste un materiale che abbia tutte quelle caratteristiche tutte insieme, intendo. Qualcuno ha di più, qualcuno ha di meno, ma tocca a noi decidere come fare per minimizzare i difetti che ogni materiale presenta, a partire da un semplice concetto. Se io ho da mettere questa otturazione su questa cavità, io devo sempre fare tre piccole domande, che ormai le sanno tutti perché le dico sempre. La prima domanda è: cosa ho da incollare? Il cosa è un materiale. Devo analizzare il materiale, che è composito, è un fluido, è un bulk, è un intarsio, è una corona, è un perno, cioè la natura del mio materiale e come lo devo manipolare. Quindi devo conoscere bene il materiale e come prepararlo. Poi è il dove. Dove lo metto questo materiale? La domanda seconda è su che cosa? Su che cosa è il substrato? Il substrato è fondamentale. Che cos'è il substrato? È smalto? È dentina? Ma che dentina è? È dentina con tubi dentinali aperti? Con fluido dentro perché il dente è vitale, o è dentina di un dente devitalizzato senza polpa, quindi lo devo inumidire io per far entrare dentro il mio sistema adesivo, altrimenti non penetra. E poi, ulteriormente, è una dentina che l'ho trattata con sbiancanti, il che vuol dire che dentro posso avere anche altri componenti dello sbiancamento, oppure è una dentina post-endodontica, dove ho alterato attraverso i lavaggi con ipoclorito o con EDTA la composizione della dentina che deve ricevere il mio materiale sopra. E quindi tutte queste domande che le devo fare perché secondo la natura del substrato io devo manipolare sia il substrato ma soprattutto il materiale. E poi, in base a tutto questo, devo decidere la terza componente della storia,
che è il con che cosa io cemento il mio materiale, con che cosa io attacco questo composito nella cavità. Lo metto sopra così e basta, o devo mettere qualcosa? Se è un intarsio, lo devo trattare in qualche maniera? Il dottor Quaraini la volta precedente ha parlato di permi, di corone, ha parlato di slamizzazione, ha parlato di sabbiare, e tutto questo non lo ripeto perché non abbiamo tempo, però già vi dice che io devo trattare il substrato e poi alla fine ci devo mettere qualcosa sopra, ci devo mordenzare il dente. Ok, devo mordenzare il manufatto? Sì, solo se è ceramico. Devo utilizzare il silano? Sì, solo se è una ceramica o di silicato di litio. Se è un zirconio non serve. E sul dente che cosa devo mettere se devo fare solo un'otturazione? Devo mordenzare ovviamente per aprire un po' gli spazi, pulire, detergere, ma soprattutto devo mettere quello che mi assicura la ermeticità chimica, cioè il sistema adesivo. E arriviamo su questi sistemi adesivi. Altrimenti io, se non ci faccio tutta questa procedura, l'infiltrazione sta dietro l'angolo. Questa è parziale, ma soprattutto può essere un'infiltrazione totale con una perdita del mio sigillo. Quindi l'adesione significa fare tutti i passaggi con grande attenzione per evitare che il mio materiale venga infiltrato, ma soprattutto che dalle sollecitazioni di forze masticatorie o altro il materiale si possa spostare. Quindi attenzione ai diretti e indiretti, adesso non stiamo a parlare di come trattarli perché ormai è già stato detto, ma soprattutto se è possibile evitare i fattori esterni, che può essere l'umidità o la saliva, ma anche l'umidità della cavità orale stessa può influire negativamente sulla procedura di adesione. Quindi pulizia del dente, detersione accurata, presa del colore in penna possibile e soprattutto isolamento. E dopo l'isolamento, tutte le procedure che riguardano la ritenzione artificiale, cioè la mordenzatura, poi successivamente delle matrici, tutto questo, il sistema adesivo che scegliamo secondo i criteri che tra qualche minuto spero di riuscire a dire, e poi stratificando i vari materiali arriviamo a un risultato del genere, dove il paziente è sicuramente contento, ma più contenti siamo noi se un restauro del genere sopravvive per più di 2 decenni. Lo stesso vale per i perni, dove c'è una maggiore difficoltà, che è il fattore C, cioè la cavità molto circoscritta, circondata attorno al perno, il che vuol dire che il materiale contrae da tutte le parti. Quindi cerchiamo di utilizzare materiale con meno coefficiente di contrazione da polimerizzazione. Tutto questo allora sta sotto il concetto di adesione, che vuol dire materiali che si attraggono tra di loro e minimizzano le distanze con distanze meno di un nanometro. Distanze del genere noi meccanicamente non le possiamo ottenere, cioè non possiamo salire sul composito e spingere con il nostro peso, non succede niente. Solo questo avviene attraverso forze atomiche, il che vuol dire siamo a livello di movimento di elettroni in qualche modo. E ovviamente questo varia secondo il substrato, come abbiamo detto. Un conto è un tempo vitalizzato, o un conto è discromico per materiali, o discromico per fumo o per corpi estranei, depositi estranei. Bene. Lo stesso vale per il pretrattamento secondo il tipo di materiale sulla versione CAD-CAM. Quindi state attenti a conoscere molto bene la componente ceramica, la componente resinosa, per decidere se va o non va microsabbiato, microsabbiato con Rocatec o con Coget, e soprattutto se viene silanizzato o no. Perché secondo il tipo di legante delle particelle, deve essere decisa la silanizzazione da noi o fatta attraverso le sabbie, chiamiamole sabbie, le microparticelle pre silanizzate in laboratorio o in studio. Non pensate di poter polimerizzare dei materiali cementanti all'interno del canale solo con la luce della lampada. Non è possibile, l'energia non è sufficiente. Di conseguenza, dovete avere un materiale duale, il quale però abbia caratteristiche molto vicine alla dentina, altrimenti si discementa.
Per quello che riguarda le facette, tenendo presente sia lo smalto residuo o la capacità di creare con i nostri emulsionanti delle, io li chiamo i bicchieri ritentivi, cioè delle piccole superfici ruvide che possono inglobare il nostro adesivo resinoso e fare l'azione ritentiva, ma nello stesso tempo esporre gli ioni di calcio per fare l'azione chimica. Sicuramente per quello che riguarda le ceramiche, l'ammortizzatura deve essere fatta con acido fluoridrico e poi asciugato bene, pulito bene con ultrasuoni, con attenzione e poi silanizzato e bondato, cioè messo il bondi sopra. Mi voglio soffermare un attimino qui perché il tempo scorre sulla dentina profonda. La dentina in genere è fatta, come sapete, da idrociapatite circa 70% e un po' di acqua circa 9-12% e moltissimo materiale organico, che siamo attorno al 18-20%. Bene, questo materiale organico è fatto di che cosa? Prevalentemente di collagene più altre componenti extracellulare del liquido, del fluido che circola all'interno dei tubuli dentinari. Bene, il collagene allora è fatto di alcuni aminoacidi, che come sapete collagene tipo 3 nel nostro dente, e questi aminoacidi hanno gruppi di carbonio ovviamente, gruppi azotati, tanti gruppi azotati e anche gruppi carbossilati. Questi gruppi chimici che qui nella diapositiva li vedete in giallo, vogliono indicare che noi dobbiamo tenere presente questa composizione del collagene, perché più andiamo verso il fondo di una cavità, sicuramente questi sono più abbondanti. Più abbondanti sono questi, più indicato è un sistema adesivo che possa unirsi chimicamente con questi gruppi carbossilati o gruppi azotati. Allora, se voi andate a guardare il vostro fogliettino, il fogliettino del vostro sistema adesivo, sarebbe utile capire se il vostro sistema adesivo può unirsi chimicamente con questi gruppi chimici. Vi faccio un piccolo esempio. La maggior parte dei sistemi adesivi che nella loro composizione contengono la parola esteri fosforosi di bisGMA, bene, dove sentite esteri fosforoso, significa che questi sono destinati a tessuti a substrato calcificato, cioè si uniscono con gli ioni di calcio, molto poco con tutto il resto. In un collagene profondo gli ioni di calcio ci sono, ma ci sono meno rispetto agli aminoacidi che hanno gruppi carbossilati e gruppi azotati. Allora andiamo a aprire un altro fogliettino illustrativo della scheda tecnica, insomma, di un altro sistema adesivo, dove leggiamo dentro che ci sono gruppi carbossilati, per esempio, prendiamo un materiale della casa che ci ospita stasera che ha un gruppo penta, sono cinque gruppi carbossilati dentro. In più ci sono dei gruppi, soprattutto di adesivi della famiglia, delle famiglie giapponesi in genere, che sono state concepite tipo Tokuyama, Clearfield, tutto il resto, con gruppi chimici azotati. Questi sono ottimi per unirsi con i gruppi azotati del nostro collagene. Ora, recentemente, saranno pochissimi anni, dove un brevetto chimico particolare per alcune case giapponesi, soprattutto il Clearfield che era più diffuso, aveva una parola chimica dentro, una sostanza chimica che la chiamavamo e si scrive DMP. Questo è un gruppo chimico è una composizione che contiene sia gruppi fosfatici, ma soprattutto acidulati prima, il che vuol dire che questi materiali riescono a unirsi in parte o meno, però si uniscono con parte che contiene ioni di calcio, ma soprattutto riescono a acidificare il substrato dentinale e creare i presupposti, cioè tolgono gli ioni di calcio con i quali si uniscono, ma soprattutto espongono gli aminoacidi del collagene che lo mettono a disposizione dei gruppi azotati che stanno nello stesso sistema adesivo.
Quindi questi sistemi adesivi, che hanno questo specifico gruppo chimico, riescono a fare insomma la macchina di media cilindrata, cioè vanno un po' su tutte le cavità. Bene, recentemente questo brevetto è stato esaurito e adesso questa sostanza chimica la mettono tantissimi sistemi, tantissime case nei loro sistemi adesivi e così noi siamo più facilitati a scegliere dei sistemi adesivi un po' generici. Questo che vedete qui sono immagini molto rare che abbiamo ottenuto al microscopio elettronico a trasmissione con il professor Fonzi quando stavamo a Siena. Adesso il professor Fonzi è in pensione e io sono qui. E questo è una catena del collagene. E pensate adesso alla seguente storia. Se io qui attacco un sistema adesivo che va sugli aminoacidi di questa catena del mio collagene, bene, poiché il collagene è un tessuto dinamico, oggi si unisce, tra un po' di tempo cambia posto il gruppo dell'aminoacido. Di conseguenza, se io qui già avevo un gruppo chimico del mio sistema adesivo, dopo un po' è come se sotto la sedia si toglie il pavimento e la sedia rimane sospesa. E a questo punto abbiamo il deterioramento del legame adesivo. E questo è fondamentale perché la maggior parte oggi dei sistemi adesivi che si uniscono sulla parte organica hanno questo purtroppo, questo pericolo, che nel tempo, e non molto lontano nel tempo, perdono questa capacità di essere adesi su porzioni del collagene che in quel momento sono unite. Ora mi direte, tradotto in tempo, come possiamo dire? Bene, da vari studi, adesso vi risparmio, esce fuori che un legame chimico con un aminoacido che sta qua nel nostro sistema adesivo, dopo 6 mesi comincia a vacillare, dopo 3 anni non esiste più. Quindi quanti legami abbiamo? Dovete calcolare che hanno fatto dei conti, più o meno, abbiamo dopo il primo anno abbiamo perso circa un 5-10% di legami adesivi e dopo il terzo anno siamo al 60%. E quindi dopo 7-8 anni siamo scesi a 30%. Quindi io devo fare il più possibile per ottenere il massimo dei legami chimici in modo di avere questo 30% più lontano possibile nel tempo, quindi superare i 10 anni. Lo vedo difficile, ma comunque se io sono scrupoloso nei passaggi, forse riesco a ottenere questa adesione nel lungo termine. Quindi quale sistema adesivo devo scegliere? Bene, oltre ai mordenzanti che dobbiamo controllare la loro fluidità, la loro viscosità, questo è un piccolo test che abbiamo fatto a Genova, questo è lo stema dell'Università di Genova dove qualche volta faccio qualche lezione, bene, questi sono vari tipi di mordenzanti che li mettiamo su un cerchietto, vediamo quello che scivola e quello che penetra di più, ma non vuol dire che rimane stabile dove lo mettiamo, quindi una via di mezzo dobbiamo fare. Tipo quello dell'immagine qua, l'abbiamo messo qui, deve rimanere qui. E quali sono i sistemi adesivi oggi? Di solito si usavano le generazioni, oggi non parliamo di generazioni, ma parliamo di strategie adesive e sono questi. Io credo che con questa diapositiva vi spiegherò due cose, devo interrompere qui, perché questo è il clou della storia. Allora, osservate, abbiamo il golden standard oggi è il 3-step etch and rinse, cioè io mordenzo, lavo, asciugo, applico un primer separato che vuol dire HEMA più qualche altra componente che possa facilitare la penetrazione del HEMA. HEMA sta quella molecola bifunzionale, idrofila da una parte, idrofoba dall'altra parte, hydroxyethylmethacrylate. E successivamente applico la resina sopra, che la resina è un mix di resine, di solito sono due o tre resine, con diverso peso molecolare, un po' per dare penetrabilità, un po' per dare stabilità volumetrica, e questo è quello che attualmente si considera per tessuti altamente mineralizzati, smalto o dentina sclerotica. Però, là dove abbiamo dentina periferica, ma con polpa vitale sotto, possiamo utilizzare un sistema adesivo che abbia primer bonding insieme, che sarebbe questo, e però la mordenzatura a parte. Questo lo chiamiamo un po' più semplificata la procedura di 3-step
ma nello stesso tempo diventa due step perché i prime e bond stanno nella stessa boccetta. Sono quelli che erroneamente si chiamano monocomponenti, invece noi li dobbiamo chiamare monobottiglia, perché non è una componente nella bottiglia, sono più componenti nella stessa bottiglia. Ok, poi tenete presente che questi sono idrofobici e possono avere col chiama dentro, diventano idrofili e idrofobi, tutte e due. Poi abbiamo i self-etching. I self-etching significa che hanno dentro sostanze che possono avere un pH più basso, che possono essere da 2,5, 3, 3,5, 3 più o meno, che possono creare una specie di mordentatura. Attenzione, quando parliamo di mordentatura separata, intendiamo almeno 10-12 micron di azione sullo smalto di questi bicchieri che parlavamo prima, nel giro di 30 secondi. Se io lascio allo stesso tempo, allo stesso substrato, un self-etching, non ottengo più di 3-4 micron di profondità di bicchiere, cioè bicchiere d'acqua o bicchiere di birra confronto a un bicchierino di caffè, per dire quant'è la differenza di altezza. Questo significa meno resina all'interno, meno ritenzione se vogliamo. Però nello stesso tempo noi possiamo avere la componente, il mix di resine, che sono compatibili con il nostro substrato, un po' mineralizzato, un po' collagene, e se ci sono i gruppi, quelli carbossilici che abbiamo detto prima, o i gruppi azotati, e così io ho una buona adesione chimica. Ok, a questo punto io ho ottenuto tutte e due le cose, però in zone, in aree dove non voglio svuotare i tubuli dentinali e dove non mi si richiede tantissima ritenzione meccanica, quindi insomma una quinta classe senza parafunzioni, cose del genere. E alla fine abbiamo la penultima generazione. Detta generazione, ma parliamo di nel nostro bagaglio, abbiamo avere un mix di sistemi mordenzanti e nello stesso tempo mescolati insieme con sistemi adesivi, solo che questi sono prodotti che devono essere ben agitati prima di essere utilizzati, perché si osserva nel tempo la separazione di fase, cioè quelli che sono più pesanti vanno giù, i solventi rimangono su e alla fine noi, se non pensiamo a questo, non abbiamo un buon prodotto da mettere sul nostro studente. In ultimo, abbiamo da qualche anno adesso, per evitare errori di manipolazioni, abbiamo i cosiddetti universali, gli adesivi universali, che hanno lo scopo di comprendere dentro anche silani o qualche altro intruglio che possono permettere la preparazione del substrato dal punto di vista chimico, per essere idoneo per qualsiasi sistema adesivo e o sistema cementante. La parola magica che abbiamo detto alla fine è questo qui, 10 MDP, questa componente chimica che sta sia su quelli che, sui sistemi adesivi destinati per substrato altamente mineralizzato, sia su sistemi per prodotti per substrato organico. L'MDP insieme a gruppi azotati sono quelli che sono più indicati. Alla fine, poiché è una strategia il nostro comportamento, vi faccio vedere alcuni, ormai tutte le case fanno i loro sistemi universali, e là dentro, leggendo la composizione, voi trovate che ci siano dentro sia MDP che esteri fosforosi, e in più molti di loro contengono anche silani, a volte anche due tipi di silani, uno per metalli e uno per ceramiche. Questa è la parola lunga lunga del 10 MDP, metil cloride di idrogen fosfide, il quale è un po' mordentante, ma nello stesso tempo attacca tutto quello che è di ogni caso. Finiamo con questa immagine che ci aiuta a capire una cosa clinicamente importante in maniera generica. Quando voi avete un prodotto, cercate di capire che tipo di pH ha, e poi il solvente. Il solvente è importante, perché
Perché questo, per esempio, ha etanol e water, e acqua. Più acqua c'è, più tempo dovete stare a soffiare sopra per estenderlo nella cavità, altrimenti fa delle pozzanghere, per passatemi il termine, fa dei piccoli accumuli, e che questo può comportare un'idrolisi più veloce nel tempo. Prendiamo un altro, vedete questo è il secondo, ha un pH leggermente più alto e andiamo a vedere, anche questo è acqua e etanolo. Questo, soprattutto questo ha più acqua. Dove vedete il pH più alto, cioè più verso il 5 o il 6 o il 7, sicuramente c'è sempre più acqua dentro, anche perché l'etanolo comunque c'è acqua dentro. Andiamo a vedere uno leggermente più basso, 2,3, anche questo contiene etanolo e acqua, ma più scende il pH, andiamo su 1,5, questo è fortemente acido, guardate che solvente ha, acetone. Quindi dove vedete che il solvente è acetone, cercate di soffiare non eccessivamente, non molto lungo nella cavità, altrimenti voi lo fate sparire completamente e poi non avete adesione. Quindi l'acetone richiede poco tempo di asciugatura. Anche questo, 1,6-1,8 acetone. Andiamo su un altro, 2,8 etanolo, solo etanolo. Questo richiede un tempo medio, perché non c'è molta acqua. Se invece c'è la combinazione etanolo e acqua, vuol dire che dovete insistere più secondi. Parliamo di 20 secondi su etanolo e acqua, 10-12 su solo etanolo e circa 5-6 secondi solo quando c'è acetone. Va bene, il Prime Bond per esempio qui abbiamo 2,5, questo è acetone e acqua. Questo praticamente 10 secondi, 12 secondi è più che sufficiente. Ok. Vediamo due o tre immagini di video. È un esempio di come soffiare sopra. Guardate, contate i secondi se avete l'orologio in mano. Guardate con un piccolo soffio, questo è un po' acqua, pochissimo perché c'è etanolo. Questo è prevalentemente etanolo. Andiamo sul successivo. Questo lo vedete, è un po' più, richiede più tempo. Guardate, noi soffiamo allo stesso tempo, quello rimane ancora lì. Dobbiamo soffiare, soffiare, soffiare. Questo è alcol e acqua. E andiamo su uno che è solo acetone, il terzo video. Guardate questo. In pochissimi secondi, a parità di distanza e di aria, guardate, sparito completamente. Bene, con questo è il consiglio che vi posso dare è di conoscere i vostri sistemi adesivi e soprattutto cercare di manipolarli con secondo le istruzioni del costruttore e evitare errori che possono influenzare negativamente la durata del legame adesivo che abbiamo detto nel giro di 7-8 anni può scendere attorno al 30%. Quindi attenzione a come manipolate i sistemi adesivi. Io vi ringrazio per la vostra pazienza e non so se ci sono delle domande, cercherò di rispondere per il tempo che ci rimane. Ho rubato 5 minuti, mi sembra di più, dal tempo delle domande. Quindi meno domande, e eventualmente magari le scrivete alla casa, all'Accademia, e io con pazienza risponderò piano piano a tutti. Grazie. Non sento niente. Allora, la domanda dice, il sistema adesivo one step, suppongo che intendete su sistemi all in one.
Beh, indubbiamente questi sistemi, oltre che agitarli molto bene, perché le componenti, avendo peso specifico ognuno diverso, può scendere nella bottiglietta e stare sopra il solvente, agitandolo bene bene alcuni secondi, voi lo potete mettere nella cavità, però tenendo sempre presente che la ritenzione che si ottiene nella periferia, soprattutto se c'è smalto, è molto bassa. Quindi sarebbe auspicabile di mordenzare separatamente attorno. Ma sempre se questo concetto vale per cavità medie o leggermente profonde, che non vogliamo mordenzare per non svuotare i tubuli dentinali, per non avere sensibilità successiva. Però non è sufficiente questa procedura se vogliamo trattare dentina post-endodonzia, dove sicuramente ci sono dell'alterazione del nostro substrato per via del DTA o dell'ipoclorito che è stato utilizzato. Quindi questo diciamo sì su cavità con polpa vitale, persone possibilmente giovani e previa mordenzatura sulla parte più mineralizzata. Credo che sia la risposta media più logica. In questo particolare momento, crede che sia meglio utilizzare i compositi in formato con pool o in siringhe per limitare il rischio di contaminazione crociata? Questa domanda non me la pongo proprio perché utilizzare il composito dalle siringhe o da qualsiasi altra cosa, io le metto in un cartoncino separato già dalla mia assistente in pezzettini piccoli piccoli come le lenticchie di circa 2 mm cubi per poter prelevare il materiale che mi serve e adattarlo nella cavità dove voglio e dove cerco di polimerizzarlo meglio possibile. Sicuramente se è monouso è più utile, però che facciamo se rimane qualcosa dentro? Lo buttiamo? È una questione di politica aziendale, chiamiamola così, dello studio. Preferisco sul cartoncino piccoli quantitativi che posso decidere di metterli ogni tanto, man mano che vedo che mi serve ancora di più. Sempre coperti con un coperchietto arancione per evitare la autopolimerizzazione del materiale. Nella cementazione degli indiretti preferisco compositi fluidi o cementi foto. Allora, mettiamo che è una terza ipotesi, cementi duali, purché abbiano caratteristiche fisiche molto vicine al composito o il materiale che sto utilizzando. Il problema dei cementi da fotopolimerizzare è la capacità e di penetrazione della nostra energia fotonica dalla nostra lampada. Sicuramente io posso avere delle lampade molto potenti, però non dimenticate che al di sopra di 1000 milliwatt e dietro a 2 mm di spessore di dente la temperatura si alza parecchio. Quindi cerchiamo di evitare materiali che hanno bisogno di molta energia in zone difficilmente raggiungibili. Fate conto, abbiamo un intarsio, profondità circa 2 mm, lo mettiamo con cemento riscaldato per farlo più fluido dentro la cavità e cerco di fotopolimerizzarlo. Per arrivare io di attraversare 2 mm o di più di materiale già indurito, parlo del materiale dell'intarsio, e raggiungere con energia sufficiente il materiale cementante, sicuramente devo avere tempo, ma soprattutto molta energia. Il che molta energia significa comunque rialzo della temperatura. Non è meglio se utilizziamo un duale? Vi mando su un articolo di un certo Kaufmann, pubblicato sul Journal of Prosthetic Dentistry qualche anno fa, dove ha fatto dei test a parità di spessore di materiale da attraversare e cementandolo con vari sistemi, autoindurente, fotoindurente. Duale, il grado di conversione dell'autoindurente non superava il 64%.
il grado di conversione del foto non superava il 70-72%, il grado dei duali superava l'80%. Quindi meglio utilizzare un duale. Attenzione però qua, lasciate 3-4 minuti di tempo che parta la polimerizzazione auto della porzione che sta dentro il duale prima di attivare la lampada, perché se attivate la lampada subito si polimerizza la parte foto del duale e la parte auto si polimerizza molto lentamente, però a isole, a zone isolate, il che vuol dire la coesione, le forze di coesione dall'interno del materiale sono molto più basse se invece lasciate partire 3-4 minuti la porzione autoindurente e poi date la luce. In quel caso voi avete già raggiunto una grande conversione dei monomeri nella versione autoindurente, più aggiungete la foto con la vostra energia e raggiungete l'80-82% che aveva detto quel ricercatore Kaufman che vi ho accennato. Allora, sì, questa è una intelligente domanda. Aggiungerei soltanto che è dannoso se io la mordenzo a parte, se la dentina è con polpa vitale sottostante e abbastanza medio e alta la profondità della cavità. Quindi potrei dire, soprattutto con questo specifico sistema, voi mordentate solo lo smalto o porzione di dentina sclerotica, se esiste. La dentina tubulare normale con tubuli aperti, tutto quanto, lasciate che agisca solo la porzione mordentante del sistema adesivo. Sì, c'è stata una polemica con alcuni di questi cementi su non mordentare per niente all'interno. Poiché però io non sono d'accordo, ma non perché sono io, ma perché ho letto tantissimi di questi articoli su questa molecola qua. Allora, questa molecola funziona dal punto di vista adesivo solo se esistono porzioni disponibili di ioni di calcio nella componente minerale inorganica della nostra dentina. Però riuscite a trasformare la dentina radicolare post-endodonzia in una dentina normale, parlo normale dal punto di vista composizione, dopo che ha subito influenze chimiche di varie nature, perché noi abbiamo fatto ipoclorito, abbiamo fatto questo, quest'altro, EDTA, acido citrico, non so che altre diavolerie dentro, e quella dentina che rimane alla fine, magari anche compenetrata con cementi, è idonea per sviluppare legami chimici con MDP? La risposta è forse, ma non è sicuro. Non è sicuro perché dipende dall'impurità e dall'alterazione che noi abbiamo provocato. Quindi no. Vediamo se arriva qualcun'altra domanda. Forse abbiamo superato il termine. Sì, beh, non arrivano altre domande, quindi grazie professore e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Con questa risposta appunto possiamo considerare concluso l'incontro. Ringraziandovi per la vostra partecipazione, vi ricordiamo che il calendario completo degli eventi online organizzati dalla Dancefly Sirona Academy è consultabile sul nostro sito aziendale, dove potete trovare anche il prossimo appuntamento con la IA ID nel mese di aprile e il dottor Giovanni Olivi. Di nuovo grazie e un augurio di buona serata a voi tutti. Buonasera a tutti.